Bene, io sono Paolo Sorgentone, abbiamo portato qui la nostra bottega da Firenze, dove lavoriamo da oltre 20 anni. Io e Michele Mecatti abbiamo fondato questa bottega appunto nel 98. Oltre alla costruzione di strumenti ad arco nuovi, ci occupiamo anche di restauro, di manutenzione e di assistenza ai numerosi musicisti che sono a Firenze. Oltre a questo dedichiamo anche molta attenzione alla formazione dei giovani liutai. Infatti in particolare qui a Cremona abbiamo voluto presentare alcuni giovani che frequentano la nostra bottega, forma di tirocinio, di dipendenti o insomma sotto varie forme di collaborazione. Abbiamo portato molti degli strumenti prodotti da questi giovani liutai e riteniamo che promuovere la liuteria dei giovani sia un dovere oltre che un piacere per noi. Oltre a questo abbiamo strumenti antichi, in particolare la nostra attenzione, la nostra passione si rivolge agli strumenti toscani, costruiti in Toscana, a Firenze in particolare nel passato. In questo momento in mano una viola di Gasparo Piattellini, costruita a Firenze verso gli anni 80 del 1700. È uno strumento a cui teniamo molto perché è particolarmente integro. E presenta ancora gran parte della sua vernice originale, quindi è uno strumento anche adatto allo studio e ad approfondire la liuteria del passato. Visto che parliamo di questo strumento, qui si vede in particolare l'uso di materiali non particolarmente marezzati come si usava nel 700 cremonese, ma piuttosto di un acero locale proveniente dagli Appennini e che quindi anche questo caratterizza un po' la liuteria della nostra regione. Abbiamo un sito web, quindi noi lavoriamo nel centro di Firenze, il nostro sito web corrisponde al nostro nome www.sorgentonemecatti.com. Il laboratorio è in via Il Prato 53 Rosso, quindi insomma nel centro di Firenze.